Ciao a tutti del Finto Mistero Paranormale. Oggi ci troviamo in un negozio molto particolare. A breve presenteremo il proprietario, con me c'è Gavino e il proprietario si chiama proprio Alessandro. Se si vuole presentare, illustrare cosa fa e cosa è successo in questo locale, in questo esercizio. Allora, io sono Alessandro, sono il titolare del negozio Empatia. Sono un negozio che tratta sigarette elettroniche, articoli per fumatori, ho anche una parte dell'alimentare, insomma, etnico. E niente, di base ho contattato i ragazzi perché ultimamente stanno succedendo delle cose un po' particolari nel negozio, nello specifico serrande che si chiudono all'improvviso da sole, la cassa stereo che gracchia quando chiediamo che venga messa una determinata canzone o che vengano cercate determinate canzoni, la cassa che emette dei suoni particolari quando chiediamo a Google, in quel caso come è successo, se ci potesse dire chi fossimo noi che stessimo provando a interagire con, la cassa con degli importi, è vero, la cassa che presenta degli importi non battuti, soldi trovati poggiati, soldi trovati in terra mi è capitato, altri, ma ce ne sono sicuramente altri. Quel poco materiale che ci ha dato Alessandro, faremo vedere le immagini a breve e ci vedrete voi dove capitano. Adesso iniziamo, a breve sistemiamo la tastatura, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Parti sala di trazione. Ehi Google, qual è il mio nome? Cosa? Cosa? Ci metti una firma. Certo. No, vabbè, lo scriviamo i foto. Non fa niente, non mi interessa. No, è perché mi vergogno, non perché non voglio. Vabbè,
la prima qualsiasi cosa. E se non si vede, ma lo sai, la stanno facendo. Sì, però allora. Sì, tanto siamo chiusi, il locale è chiuso, si può fumare. C'è il problema. Ma poi no, aspetta, il locale è chiuso. Nel mio locale qui si può fumare. Ara? No, era tutto uno di quei colpi. E nessuno ti ha guardato, perché io ti ho guardato e tu non c'è problema. Vabbè, già c'è una telecamera. Non ti basta. Ah, allora sì, mi basta. Ara? Ha avuto una parte statura. Ma ascoltami un attimo. Perché mi sta mirando la sigaretta? Sì, aspetta. Basta parlare che c'è il fumo. No. Sì, lo chiediamo. Aspetta. Io sono l'unico che non fuma, quindi potete anche comunicare con me. E poi lì. Dai, ributtamelo. Ha buttato giù l'arma. Dai. Le due prove, cioè ha eliminato tutti quanti i K2 e poi ha buttato giù il K2. Ne ha buttato giù uno. Poi la pallina. Cambiando. Ah, avete freddo, ragazzi? Ecco. Grazie. Avvicinate la strumentazione. Io? No. No, no. Alle gambe io c'ho freddo. Perché sto cambiando. Non vedete qua vedere che freddo c'è. Io ho la pelle d'oca, ma non ho la pelle. Cioè, io ho le gambe. Siamo tutti con la pelle d'oca nello stesso istante, ragazzi. Quindi ti la fase del fumo. Tu abitavi qui. Hanno affittato il locale e questo esercizio a te ti dà fastidio. Forse ti ho capito. Ti mostro. Allora, tutto è successo da quando stavamo accendendo una candela. Tu non volevi che l'accendessi. Si è rotto l'accendino accendendo la candela. Chiedo, accendiamo una sigaretta e butti giù il K2, solo ad averla nominata. Ora noi ti accendiamo il palo santo. Questo ti dà fastidio? Se si illumina. Cosa accendo? Dimmi, l'energia. Dimmi. Buttaci giù qualcosa, come sappiamo che ci sei. Ci sei? Hai fatto a tempo a tua normale. Il pezzo di questo incenso è diverso dal fumo che sei abituato. Questo ti dà energia. Dimostrami la tua presenza. Ok, grazie. Dai, continua, per energia. Vedi, solo questo si fa. Lo massimo. Per il brucio. Fatti sentire. Dacci la possibilità di comunicare con te quando ti ricapita. E che ti dà voce. Vuoi solo comunicare? No, io sono curioso di provare. Allora, nel video, Francesco, che ci ha mandato Alessandro, loro avevano il telefono collegato alla cassa Bluetooth, no?
e il suono era proprio l'S-Pod. Io lo toglierei subito. Era il rumore dell'S-Pod. Allora, vediamo un po'. Nel video avete visto che ci sono delle interferenze radio. Adesso proviamo con l'S-Box, lo scan, e vediamo cosa c'è fuori. Proviamo. Come ti chiami? Non ti vogliamo. Non ti vogliamo. Il signore. Facci le forze. Allora, presentati, grazie. Ciao Cristiano. Di Sassoli. Come ti dice? Signor Cristiano. Allora, come vedete, è venuto un amico del padrone di casa che ha vissuto con loro queste anomalie che abbiamo avuto qualche riscontro prima. Farà compagnia a noi nella nostra indagine. Non ci ha contato nessuno. No. No, è basso, però prende energia e fa un impulso e poi si mette. Perché ci hai buttato il capallo, il freddo, hai fatto suonare l'apparecchiatura. Come suonare l'apparecchiatura adesso? Vogliamo provare con l'EcoVox? Wow. Ciao. Wow. È l'EcoVox. E trovare un metodo. Hai la cassa Bluetooth dell'altro giorno? Sì. È carica? Sì. Dovrebbe essere. Ah, devo a te, mi dispiace dirtelo. Guardate, non guardate la nostra custodia, prendi. Sì, ce l'ho anche io, guardo. C'è la mia sorella, quindi. Qui sì. È spenta? Ci hanno detto qualcosa. Vuole a te comunque. Vuole a te. Aspetta, tanto c'è. Se vuole venire, tanto non è che si è andato a vedere. Oh, ma è proprio di mano? No, scompenso. Se ne sa, ieri. Ah, ok. Oh, ma è che ti piace, eh? Visto i due anni tu? Sì, sì. A posto. Non gli piace tanto. A posto. Quando accendete il fuoco. Io? Non gli piace già fuoco. La seconda volta. Hai illuminato tutti e tre. Eh? Hai illuminato tutti e tre. E c'è di nuovo. È caduto di nuovo. E ha anche illuminato. I due. Non accende.